La posso disturbare un attimo, direttore? Sono qui perché farle qualche domanda sul modulo di terapia intensiva che tanto sta facendo discutere, diciamo. Qual è sul modulo? Eh beh, è un punto importante, no? La seguo? Seguo. La prima domanda è, intanto, se il modulo che insomma avete approntato qui a Ruggi è perfettamente funzionale e se ha i 24 posti che sono stati inaugurati. Stai già riprendendo? Sì, sì. Ah, ok. Il modulo è funzionante. È funzionante, sono attivi 8 posti in questo momento. Sono ampliabili fino a 12, abbiamo le risorse per 12. Quindi non sono 24? Sono 24. Non capisco. Abbiamo il modulo con attrezzature, tutte, a contrario di quante sono. Con 24 detto, attrezzature. Con 24 certo. Posti. Volevo capire però se ci sono gli spazi per approntare 24 posti di terapia intensiva. Certo. Ci sono gli spazi? Certo. Ed è la stessa cosa che dice il verbale che hanno fatto i NAS lunedì? Il verbale dei NAS io non l'ho visto, non l'ho ricevuto. Per cui, voglio dire, nessuno questo contesta. Accanimento sul... Beh, però sono soldi pubblici, direttore, eh? Cioè, sono 2 sono milioni, soldi pubblici, sono 2 milioni e 257 perdone, più sono, IVA, che insomma, per approntare pubblici, 24 posti letto, soldi, e non c'è accanimento, c'è cioè, attenzione, sono, giusta, diciamo. Perfetto, sono soldi pubblici, utilizzati al meglio, però se le sto dicendo che c'è una normativa che consente alle aziende di realizzare posti di terapia intensiva, non intensiva o di degenza in deroga, penso che ciò abbia un significato. Senza adesso mi vuole perdonare? Senza autorizzazione del comune, quindi diciamo, senza. Ma voi sapete o non sapete se oggi avete 24 posti letto di terapia intensiva attivi? Io non li ho attivi, li ho attivabili. Ma voi siete attivi? Va bene, ok, adesso mi sembra che le ho detto proprio tutto, grazie. No, ma però mi scusi direttore, questa cosa è... La ringrazio, può andare. E quindi è stato anche pagato, diciamo, il modulo per 24 posti. Arrivederla. No, scusi, però, proprio perché parliamo di denaro pubblico, questa è la domanda più importante, mi pare. Mi scusi direttore, che fa? Mi chiude dentro. Allora, io le faccio arrivare la vigilanza, prego. Andare, arrivederla. Ma io non capisco, siamo stati garbati e abbiamo detto. E penso che abbiamo posto, diciamo, delle domande, tranne il fatto se sia stato pagato o meno in modi. Almeno ci fa. Arrivederla. Non è da lei, se lo lasci dire, non mi sembra il tipo che. Si vuole spostare,